caserma di Viasti è uno dei 20 luoghi di memoria che il Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà ha in custodia. Per noi è un posto importante perché in quel luogo venivano perpetrate le torture da parte delle polizie fasciste sui partigiani durante il ventennio e per noi è quindi importante che quel posto viva e che una fiera di qualità come Flashback sia lì collocata, vuol dire che per noi per 5 giorni migliaia di persone, i torinesi e non, stranieri e italiani, entreranno in quel luogo e vedranno che cos'è quel luogo, che oltre ad essere un luogo molto bello, molto dal punto di vista architettonico, è un luogo denso di memoria stratificata. Inoltre abbiamo deciso che proprio in quest'ottica forniremo come museo, attraverso una convenzione con la fiera, le nostre guide e i nostri didattici per fare delle visite guidate alla caserma e spiegarne il valore di memoria e per fare partire da quel luogo delle visite guidate sui luoghi di memoria della città. Inoltre, le persone che andranno a visitare Flashback potranno entrare gratis, se minorenni, o con un prezzo molto molto basso al museo in quei giorni consegnando il biglietto di Flashback. Quindi per noi questa è una grande operazione di collaborazione tra enti diversi, pubblico-privato, per fare sostanzialmente un'operazione di sistema in città e preservare attraverso i linguaggi dell'arte la memoria della resistenza e la proiezione che la resistenza e la Carta Costituzionale ha su diritti e libertà nel Novecento e nel Nuovo Secolo. Io non ne ho, l'ho già detto, io non ne ho, io mi auguro che sostanzialmente quella caserma possa vivere anche di attività culturali e mi auguro che lo possa fare con i linguaggi specifici della città di Torino, tra cui l'arte.